Ad accendere la fiaccola di questa staffetta per la vita c'è oggi Paola Esposito dell'Aido di Latina, che ha festeggiato la sua seconda rinascita perché ha beneficiato di un trapianto. Sì, trapianto di fegato per la precisione, 2 anni e mezzo fa. Può raccontare, ecco, anche per chi non l'ha mai vissuto, che cosa significa sapere di dover avere necessità di un trapianto, attenderlo e poi viverlo? Significa essere a un passo dalla morte e rinascere, come se uno nascesse una seconda volta. La vita è ancora più bella di quella che era prima, perché è un regalo, un dono enorme, enorme proprio, che non credo ci sia dono più grande che ricevere la vita da qualcuno che purtroppo in un momento, anche diciamo i parenti, in un momento di enorme dolore decidono appunto per la donazione degli organi. Cosa significa attendere e quando ha atteso? Io sono stata molto fortunata, non ho atteso tanto, no? Pochissimo, proprio poco, poco, poco. Però attendere per molte persone, perché io sono in contatto anche con molti trapiantati come me, abbiamo fatto gruppi, insomma ci sentiamo spesso, è veramente una cosa, anche perché tanti non ce la fanno. Purtroppo gli organi sono sempre ancora troppo pochi, per cui c'è bisogno che la gente aderisca alla donazione degli organi, perché c'è tanta gente che muore, anche bambini, purtroppo c'è tanta carenza di organi. Manifestazioni come quella di oggi che cosa significano? Significano dare un contributo per appunto divulgare questa cultura della donazione, che è importantissima, che la gente bisogna che capisca che dare del proprio corpo ai vermi non ha alcun significato. Scegliere di amare invece, di donare la vita, è veramente una bella cosa. Significa amare il prossimo. Grazie e a dopo.